non è facile improvvisamente in un paese libero e democratico come l'Italia chiudere tutto come è successo in Cina. Chiudere le fabbriche, chiudere le scuole, ordinare alle persone di restare a casa. E allora il governo, i primi giorni, ha avuto un po' di problemi a capire come fare questa quarantena. E ovviamente, nel momento in cui i primi giorni del mese di marzo, i casi delle persone contagiate sono aumentati. L'unica soluzione, perché come voi sapete, non c'è un vaccino, non c'è una cura. L'unica cosa possibile. Va bene, io traduco un по. Он говорит о том, что Италия, вот такая демократическая страна, в отличие от Китая, в которой, чтобы закрыть все, нужно было... Нет, он что-то про март начал говорить чего-то Да, в там. марте возросло количество заболевших, и все. Вот смысл в этом был. Александр? Да, я здесь. Что? Я слушаю. Ну все, во время. Sì. E quindi i primi giorni, la prima settimana di marzo, il capo del governo italiano Conte ha deciso di iniziare questa quarantena in Italia, obbligando le persone a rimanere a casa, a chiudere le scuole, a chiudere tutti i negozi tranne supermercati. E farmacie. Questi negozi sono rimasti aperti. Понятно? Или как? Позакрывали магазины и аптеки, да? Да. Нет. А наоборот, магазины и аптеки были открыты, потому что это предметы первой необходимости. Все остальное было закрыто в первую неделю марта. I primi giorni, questo è stato molto difficile per gli italiani, Это было очень трудно capire для итальянцев. e abituarsi, anche perché un po' è vero che agli italiani non piace tanto rispettare le regole inizialmente. Он говорит, это не нравилось итальянцам, потому что они не любят, в принципе, следовать правилам. Però la situazione è stata subito grave e gli italiani hanno capito che questo non è un gioco perché la regione in Italia più colpita, dove ci sono stati più morti e ci sono più morti, più persone con il virus, è la Lombardia, Milano, Bergamo, Brescia, Cremona. E la Lombardia è la regione in Italia più ricca. E gli ospedali della Lombardia sono i migliori in Italia e anche in Europa. Quindi il governo dice: se in Lombardia, che è il top, noi abbiamo questi problemi, cosa succederà se tutto questo succede a Roma, a Napoli, a Palermo, in Calabria? Allora ha deciso di chiudere tutto. Le persone hanno capito che questo è un grande problema e hanno accettato di restare a casa. Poi gli italiani, voi sapete, noi abbiamo molta fantasia. E noi, il popolo italiano, quando c'è la difficoltà, quando c'è il problema, diventa tutto un popolo, tutto unito. E si è iniziato tutti gli italiani a riscoprire l'amicizia, non c'è il nord, non c'è il sud,
sono iniziati questi flash mob, tutti gli italiani nei balconi a cantare le canzoni italiane, la musica italiana. E in tutto questo abbiamo scoperto ancora la grande cultura italiana, la grande intelligenza degli italiani, che hanno capito: dobbiamo stare a casa, ma non dobbiamo fermarci. Allora, le grandi aziende italiane, per esempio Ferrari, Armani, la Fiat, hanno deciso di aiutare, hanno deciso la Ferrari di costruire questi ventilatori per ospedali, Armani abbigliamento per medici, perché in tutta Europa non ci sono mascherine, non ci sono guanti. Questo è un problema che c'è in tutta Europa. E allora la Ferrari, la Fiat, ma anche i nostri nonni, i nostri piccoli artigiani a casa hanno iniziato a preparare queste mascherine, a regalarle a tutti gli amici, agli ospedali, alla polizia. E ieri, l'ultimo caso di ieri, gli ultimi dati di ieri ci dicono che in Italia sono morte 18.000 persone. È un numero molto grande, però è un numero che dice 18.000 persone che avevano anche il coronavirus. Non è sicuro che sono morti per il coronavirus. Ok? Che loro avevano anche altri problemi. E una cosa differente dall'Italia negli altri paesi, che l'Italia fa vedere, tutti possono guardare i numeri. Altri paesi, secondo me, penso per esempio alla Cina o anche altri paesi, non tutti dicono verità. Io penso che in Cina ci sono più morti, ma loro non lo dicono. L'Italia in tutto dice la verità. Dice: noi abbiamo questi morti, queste persone malate. Non è facile vivere in questa situazione, perché l'Italia è un paese che vive di turismo, vive di cultura, vive di università, di arte, di musica. In questo momento tutto è fermo. Le nostre università, anche che Olga conosce, dove noi insegniamo l'italiano agli studenti stranieri, è chiusa. Nessuno può arrivare. I musei sono chiusi. Tutto il turismo è fermo. Oggi, anzi, penso proprio in questo momento, il governo italiano sta dicendo che sarà quarantena fino al 3 maggio ancora. Perché? Perché adesso i contagi stanno scendendo, piano piano sta diminuendo. Questo è il momento più importante, perché adesso noi dobbiamo aspettare ancora 2 settimane, forse, speriamo, e poi piano piano possono aprire alcune fabbriche, qualche negozio. Ma adesso ancora è presto, perché per sconfiggere il virus, sicuramente in Cina hanno fatto 2 o 3 mesi, in Italia abbiamo iniziato a marzo, quindi sarà tutto marzo, tutto aprile, e forse maggio, piano piano, potremmo uscire. Quello che io adesso vedo, però, che adesso in Italia le persone si sono stancate.
perché stare a casa un mese e mezzo è difficile. Ma il problema non è stare a casa. Il problema è che la gente non lavora. La gente non ha i soldi per mangiare. E adesso questo è un grande problema. Ну, фактически, да. Это где, какой регион? Калабрия, юг. А, ну про Калабрию слышала рядом где-то. Где Неаполь, туда? Да, да. Ну, я про них слышала, что там, что, да, что. На Сицилии сиамо. Что там, мафия, все такое. Рядом с Сицилией они почти, вот, через пролив. Я тоже слышала. Per esempio, vedi, Olga, noi in Calabria non abbiamo avuto, noi in Calabria abbiamo solo 700 persone positive, molto poco, e sono morte solo 60 persone. Вот Анна, на ваш вопрос. Да, я уже поняла. А сколько сказала, 60? Quante persone? 600? O 700? 700, 700. Ah, 700. 761 malati in Calabria. Больные, умерших. E quante persone sono morte? In tutta la regione Calabria 61. 61 во всём регионе. 10% получается. От найденных. Per fortuna che al sud il virus non è arrivato molto velocemente, perché se fosse arrivato al sud come è arrivato in Lombardia, sarebbero morte migliaia, migliaia e migliaia di persone, perché gli ospedali del sud, l'organizzazione del sud non è, diciamo, al top come al nord. Al sud abbiamo il mare, il sole, siamo gentili, siamo calorosi, abbiamo la buona cucina, ma non abbiamo delle buone strutture ospedaliere, non siamo bene organizzati. Però il virus, da questo punto di vista, siamo stati fortunati. Ci sono alcune immagini che resteranno nella testa degli italiani di questo virus. Le prime immagini più importanti che gli italiani hanno ricorderanno sono le immagini dei medici, di questi medici, di questi infermieri. Subito dal primo giorno, tante ore sempre con queste mascherine, e loro dal primo giorno mandavano i messaggi, i video per noi italiani. Dicevano: voi restate a casa, noi facciamo la guerra, però voi dovete aiutarci. Solo potete aiutarci se voi restate a casa. Понятно? Не все. Нет, нет, можно перевести? Он говорит о том, что югу повезло, потому что у них, Анна, как раз то, что вы говорили, у них, вернее, не то, что повезло, им не повезло, у них плохое здравоохранение, плохие больницы, то есть вот все, что связано с эпидемиологической обстановкой, на юге это хуже, чем на севере. А про врачей он говорит, что врачи там записывают сообщения, шлют всякие там записи, что вы сидите дома, а мы сражаемся, поэтому не выходите и будьте дома, сидите дома, соблюдайте самоизоляцию. Мабен. Queste sono le, diciamo, sono le immagini emozionanti che iniziano a rimanere nella mente delle persone. Poi queste immagini delle persone nei balconi che cantano, no? Le bandiere dell'Italia, le persone famose. I
cantanti, gli attori che lanciano i messaggi, video. Poi un'altra immagine che rimarrà, penso, per sempre nella testa degli italiani è vedere i camion dei militari dell'esercito portare le bare, Olga, le persone morte dentro i camion dell'esercito, portarli fuori nelle altre città perché non c'è più il posto nei cimiteri. È una cosa molto triste pensare a queste persone che sono morte da sole, senza gli amici, senza i genitori, senza le mogli vicine per l'ultimo sguardo, l'ultimo saluto. E pensare che l'esercito, non c'è una guerra, no? Che pensare non c'è una guerra, non ci sono le bombe, non ci sono i fucili, ma tu vedi i camion dell'esercito che portano i morti. E questa è un'immagine bruttissima che gli italiani non potranno mai dimenticare. О том, что вот эта сама ситуация, когда привозят тела, потому что их негде как бы хранить, с ними негде прощаться, вот это грустная ситуация, которая сейчас во всей Италии творится. Queste immagini hanno molto colpito gli italiani, non solo gli italiani. Gli italiani hanno comunque potuto vedere come veramente il mondo ama l'Italia, perché subito dai primi giorni tutto il mondo ha dimostrato rispetto, ha voluto dare un aiuto, un segno all'Italia. Ricordo le immagini di tutti i palazzi storici, le statue della libertà, i palazzi storici del Brasile, della Russia, tutte con le immagini, la bandiera italiana. E, ricordo gli aerei, gli ospedali, i medici cinesi arrivati in Italia per aiutare l'Italia, i medici russi. Abbiamo avuto gli aerei dalla Russia che sono arrivati e ancora sono in Italia, i medici russi con le medicine, con le mascherine, per aiutare il popolo italiano, l'Albania, sono arrivati da Cuba. Tutto il mondo ha dimostrato che ama l'Italia e questo gli italiani hanno capito. Quello che gli italiani adesso non capiscono è che cosa l'Europa farà per l'Italia. Perché noi siamo oggi 10 aprile, un mese più di quarantena, italiani che non lavorano non hanno visto un euro ancora dall'Europa, dall'Italia, perché tutti parlano nella televisione, facciamo Europa ama Italia, tutti amano, ma nessuno realmente fa qualcosa. Realmente noi abbiamo avuto l'aiuto della Russia, aiuto da Cuba, aiuto dalla Cina, e adesso gli italiani hanno il problema economico. E il governo italiano ha fatto delle leggi per dare i soldi alle aziende, agli italiani che non lavorano, che lavorano ma il negozio è chiuso, ma come Olga sa sicuramente, la burocrazia in Italia è la cosa più grande del mondo. Cioè, tu per chiedere i soldi devi
scrivere le carte, andare nell'ufficio, ma nell'ufficio non puoi andare perché devi stare a casa. E tutto è bloccato. Fai le mascherine, ma non puoi dare al dottore perché non c'è il timbro dell'Europa o qualcosa. Quindi adesso c'è la guerra contro il virus, ma c'è la guerra economica. L'Italia non può fermarsi ancora. Se l'Italia non inizia ancora a lavorare, soprattutto adesso che c'è l'estate, che c'è, ci dovrebbe essere il turismo, sarà un grande problema. Per questo adesso ci dicono, oggi più di ieri è importante rimanere a casa. Perché se noi restiamo a casa ancora 2 settimane, forse potremmo tornare a maggio, giugno a iniziare a lavorare, aprire musei, eccetera, eccetera. Perché senza il turismo l'Italia muore. Voi conoscete l'Italia e sapete che in Italia c'è 70% dell'architettura, della cultura mondiale. Quindi vive sicuramente di turismo. E quindi una cosa che io voglio dire anche a voi, sicuramente, so che Putin è molto attento, è una cosa molto seria. Non pensate io sono Superman, io non posso avere questo virus. Tutti possiamo averlo, io posso avere ma non lo so, e posso trasmettere a un'altra persona. Quindi realmente è importante restare a casa. Più persone rimangono a casa, prima questo virus speriamo sarà sconfitto. Quello che noi sappiamo, ma che anche voi sapete, questo virus cambierà la nostra vita, perché da domani, sicuramente già noi in Italia hanno detto, si uscirà, ma si uscirà con le mascherine, si uscirà con i guanti, non lo so, andremo al mare con le mascherine, non lo so cosa faremo, ma fino a quando non ci sarà il vaccino dovremmo usare sempre la mascherina. Non sappiamo quando potremo andare insieme al ristorante, andare insieme a prendere il caffè al bar. Nessuno lo sa. Sicuramente serve il tempo. È una cosa molto difficile, però io ho capito in queste settimane che comunque l'Italia ha tanti problemi, ma è un grande paese. Gli italiani sono così particolari, però sono un grande popolo che quando c'è un problema non ha paura e usa la fantasia, l'intelligenza, usa la storia che noi abbiamo, la cultura, per fare qualcosa per migliorare. Noi quindi speriamo di poter tornare nella nostra vita quasi normale in estate, giugno, probabilmente metà di maggio, ci dicono oggi, e speriamo di poter tornare a viaggiare, a incontrarci con i russi, con i tedeschi, con i francesi, con gli americani.
Speriamo di poter vedervi ancora, visitare il nostro paese, studiare la nostra lingua, visitare i nostri musei. Perché noi, io colgo l'occasione, Olga mi conosce, Olga lo sa, di invitarvi nel prossimo futuro, nella nostra città. Certamente. Certamente ci vediamo. Per venire a conoscere la nostra terra, conoscere la nostra università, conoscere il nostro mare. E spero che veramente questo problema finisca e possiamo tornare ad avere la nostra libertà e avere i nostri rapporti normali con i nostri amici, col nostro lavoro, con gli studenti, perché è molto triste.